L'Italia. Un tempo si pensava che nel nostro paese di dinosauri non ci fosse nemmeno l'ombra, ma ecco che negli ultimi anni cominciano a venire fuori tutta una serie di gran figate. Immagino i sauropodi li conoscerete, no? Sono, per intenderci, i dinosauri con il collo lungo. Uno dei gruppi di dinosauri più famosi in assoluto. Averne uno tra le fila dei propri fossili è come uno status symbol. E fortunatamente per noi, anche in Italia non ci siamo fatti mancare niente. Bentornati e bentornati in un nuovo video. Oggi si parla di dinosauri del nostro paese e porca miseria è un eventone, perché il dinosauro di cui vi parlo oggi è anche uno dei protagonisti del mio nuovo libro. Oggi parte il pre-order per il mio nuovo libro, che è Dinosauri Eccellenti, un libro edito da Gribaudo che parla di dinosauri e in particolar modo parla di dinosauri che sono diventati famosi con un loro soprannome e che quindi sono speciali. Grazie a loro abbiamo imparato, no, una marea di cose, abbiamo fatto tante scoperte inaspettate e incredibili. Il link per preordinarlo lo trovate in descrizione e sappiate che da dopo l'uscita, il 13 febbraio, partiranno presentazioni, filmacopie, eccetera. Perciò se non volete perderveli, in descrizione trovate tutti i miei social e anche Patreon, la wishlist Amazon, canale broadcast di Instagram dove metto tutte le news così non vi perdete gli eventi, conferenze, firmacopie, eccetera. Mi raccomando, è importantissima questa cosa per me. Perciò, se avete a cuore il mio lavoro, il link sta in descrizione. O andate in libreria, insomma, come vi pare. Mettiamolo lì e via. Dunque, la storia inizia nel 2008. Ci troviamo sui Monti Prenestini, città metropolitana di Roma, monti che appartengono al subappennino laziale e che sono fatti di rocce calcaree, rocce che tale Antonio Bangrazzi aveva raccolto presso due comuni, ovvero Cave e Rocca di Cave, vicino Palestrina, perché voleva farci un muretto a secco. Però nota subito che alcune rocce sembrano contenere come delle ossa, e non sono ossa nuove chiaramente, bensì ossa fossili. Quindi mostra queste rocce, ma lo fa solo nell'estate del 2012, e lo fa all'amico Gustavo Pierangelini, che è incuriosito, perciò invia via mail le foto di queste rocce al paleontologo Cristiano Dal Sasso, il quale conferma che effettivamente quelle erano ossa fossili, però per capire qualcosa di più bisogna levarle dalle rocce. Quindi si preparano le carte per trasportare regolarmente le ossa al Museo di Storia Naturale di Milano, di modo che possano essere studiate. Dalla roccia emergono tre ossa. Due di queste sembrano essere dei frammenti provenienti dal bacino, per la precisione uno dall'ischio e uno dal pube, ma erano troppo frammentarie per capirci davvero qualcosa. Il terzo resto, invece, che è una vertebra caudale ben conservata, invece si rivela una discreta sorpresa. Dal suo aspetto si riesce infatti a capire qualcosa in più sul suo possessore e nel maggio del 2016 su Cretaceous Research un team tutto italiano pubblica la descrizione di questi resti. L'esito della ricerca è uno, ovvero in Italia c'erano i sauropodi. E non sauropodi qualsiasi, perché i caratteri morfologici della vertebra ci dicono che fa parte del gruppo dei titanosauri, un gruppo di sauropodi che comprende alcuni dei più enormi sauropodi mai comparsi sulla Terra, ve ne ho parlato appunto in un video, nonché i più grossi animali di terraferma mai comparsi, tant'è che il loro nome vuol dire appunto lucertole titaniche, titanosauri. Anche per questo si dà un soprannome a questo nuovo dinosauro italiano, ovvero Tito, cosa che fa riferimento al gruppo di appartenenza, i titanosauri, ma anche all'omonimo imperatore romano, visto che appunto ci si trovava vicino alla capitale. I resti sono pochi, non è quindi possibile fare stime precise su quanto doveva essere grande da viva questa bestia, ma il confronto tra questa vertebra e altre che si trovano nella stessa posizione in scheletri di dinosauri simili molto più completi fanno ipotizzare una lunghezza stimata attorno ai 6 metri e pare che Tito al momento della morte stesse ancora crescendo. A livello di posizione nella coda, la vertebra doveva stare in una posizione compresa fra la quinta e l'ottava vertebra caudale, quindi si dice anatomicamente in posizione prossimale, cioè vicino, in questo caso, all'attaccatura della coda. Ma questa vertebra, ci siamo resi conto poi studiandola, era veramente, veramente bizzarra. Allora, in generale immaginatevi che le vertebre si articolano tra di loro mediante alcuni processi. Questi processi si chiamano zigapofisi e fungono da incastro tra una vertebra e l'altra. Ogni vertebra è dotata di queste proiezioni sia davanti sia dietro, di modo che la parte posteriore di ogni vertebra si articoli con l'anteriore di quella che viene dopo. E sotto questo
punto di vista, questo dinosauro ovviamente non faceva eccezione. C'ha delle zigapofisi che facevano sì che le vertebre si articolassero. Però c'ha una roba strana, ovvero le zigapofisi anteriori, cioè le cosiddette pre-zigapofisi, sono rivolte in basso invece che in alto, come ci si aspetterebbe in questi animali. Invece le zigapofisi posteriori, dette post-zigapofisi, sono rivolte lateralmente in alto invece che lateralmente in basso. Anche in questo caso al contrario rispetto a quello che di norma succederebbe. Perciò le zigapofisi di questo dinosauro sono invertite, sono al contrario di posizione, e questa roba non è mai stata vista in nessun altro titanosauro del mondo prima d'ora. E in realtà non si è vista questa particolarità nelle vertebre in nessun altro vertebrato terrestre prima d'ora, mai vissuto. Quindi queste vertebre sono veramente un caso unico al mondo. Ovviamente abbiamo una vertebra, perciò per capirci qualcosa in più, al Politecnico di Milano hanno fatto una ricostruzione digitale in 3D di questa vertebra con la tecnica della fotogrammetria. Poi il modello 3D è stato editato ed è stato stampato. Se ne sono stampate più copie in realtà, di modo che si potessero avere più vertebre da mettere una dietro l'altra, come stavano nell'animale in vita, per capire come le vertebre caudali di Tito si articolassero e si muovessero tra di loro, anche per capire un po' come funzionavano queste strane articolazioni. E si è visto che, per via di queste zigapofisi invertite, la coda verticalmente risulta piuttosto mobile, ma il movimento orizzontale è piuttosto limitato. Questa strana condizione potrebbe essere dovuta al fatto che era un adattamento per usare la coda come puntello, consentendo a Tito di sollevarsi sulle zampe posteriori per raggiungere più facilmente la vegetazione di cui si nutriva, poggiando la coda per terra come se fosse, insomma, un ulteriore supporto, evitando quindi di perdere l'equilibrio durante l'operazione. Un po' come si vede nel brachiosauro di Jurassic Park, no? Che si alza in quel modo. Siccome i brachiosauridi avevano delle proporzioni un po' diverse rispetto a questi altri animali, la coda, per l'angolo con cui incideva sul terreno, avrebbe avuto uno stress, diciamo, abbastanza elevato, e quindi probabilmente si sarebbero anche fatti male e non guadagnavano neanche tanto in altezza. Però per alcuni dinosauri di questo tipo invece poteva essere una roba vantaggiosa. La vertebra è stata anche scansionata con la TAC al Dipartimento di Radiologia degli Ospedali Civili di Brescia per poterne osservare l'interno. E si è osservato che, a differenza di quello che si vede in altri dinosauri simili, la struttura interna di questa vertebra non era pneumatizzata. In sostanza, che vuol dire? Vuol dire che non c'era spazio per l'aria. Infatti, ricordiamo una cosa: il sistema respiratorio dei sauropodi era molto simile a quello degli uccelli, ed era cioè basato sui sacchi aeriferi, cioè delle diramazioni dei polmoni che si ramificano fin dentro le ossa. Avete presente le cosiddette ossa cave degli uccelli? Eccole. Siccome i tessuti molli di norma non fossilizzano, è proprio grazie ai solchi lasciati sulle ossa che sappiamo dell'esistenza di queste strutture in questi dinosauri. Nelle ossa di questo animale infatti troviamo una serie di fessure che in vita ospitavano proprio i sacchi aeriferi e che fornivano un efficiente sistema per estrarre ossigeno dall'aria e al contempo alleggerivano pure lo scheletro. Nelle ossa degli animali simili a Tito è comune trovare degli spazi abbastanza ampi un tempo occupati dai sacchi aeriferi nelle vertebre, però il grado di pneumatizzazione delle vertebre cambia in realtà a seconda della posizione all'interno del corpo e anche del tipo di animale. In effetti, in questo senso, non è strano che Tito in queste vertebre non avesse così tanti spazi, perché queste ossa cave nella coda le troviamo solo in titanosauri, i suoi parenti, di età molto più recente della sua. Certo, non è escluso che il sauropode del Lazio comunque avesse delle vertebre caudali con spazi per i sacchi aeriferi nella porzione di coda immediatamente più vicina all'attaccatura, però noi abbiamo solo una vertebra a disposizione, quindi a meno che non ne vengano trovate altre, non possiamo saperlo al momento. Tra l'altro, se ci fate caso, non vi ho ancora detto il nome scientifico di Tito, e il motivo è che non ce l'ha. Perché sebbene per la stampa e per il grande pubblico questo dinosauro è Tito, punto, non compare un nome scientifico nello studio. Come mai? Allora, in realtà qualche proposta ufficiale, per così dire, c'era stata.
E questa cosa, vi sto per dire, fa molto ridere perché pubblicamente questa cosa non è stata praticamente mai detta, almeno che io sappia. La prima volta che l'ho sentita dire da Cristiano Dal Sasso parlando di questa scoperta, mentre era ospite su Twitch da me. Comunque, l'idea era quella di chiamarlo Prenestitan Enantioartron. Il genere Prenestitan vuol dire titano di Preneste, in riferimento al fatto che era un titanosauro e Preneste è il nome latino della città di Palestrina. L'epiteto specifico, invece, Enantioartron, significa con le articolazioni opposte, in riferimento ovviamente all'aspetto delle sue vertebre, che vi dicevo. Solo che c'erano pochi resti disponibili, perciò i revisori dello studio si opposero all'idea di istituire una nuova specie basandosi solo su una vertebra, per quanto ben conservata e dotata di caratteri così strani. L'Italia in cui viveva Tito era molto diversa dall'Italia di oggi. Anzitutto lui è vissuto nel Cretacico inferiore, nel suo caso era vissuto circa 112 milioni di anni fa. Al tempo l'Europa aveva un clima simile a quello delle attuali Bahamas. E in questi giacimenti si trovano i fossili di molti invertebrati marini, come per esempio molluschi, sia bivalvi che gasteropodi, ma anche spugne marine, ricci di mare, coralli, eccetera. Durante la preparazione delle ossa del dinosauro si è analizzata anche la matrice rocciosa che le intrappolava e sono stati rilevati anche fossili di alghe e foraminiferi, che sono protozoi acquatici provvisti di guscio. E questo ci dice che queste rocce si sono formate in un contesto ambientale che era molto vicino al mare. Quindi è lecito pensare che forse Tito morì su una spiaggia finendo poi smembrato dagli spazzini e dal movimento delle onde. In questo periodo i titanosauri si diversificano e si diffondono, hanno un grande successo a livello evolutivo. L'Europa in effetti ha avuto un ruolo molto importante nella loro diffusione, perché fungeva da connessione tra le forme asiatiche e quelle africane tramite l'Adria. L'Adria era un complesso di piattaforme fatte di rocce carbonatiche che si estendeva dall'odierna Tunisia all'odierno Friuli. Queste piattaforme non erano molto alte, perciò, siccome al tempo capitava che il livello del mare variasse a seconda del periodo, bastava che variasse anche di poco per favorire o impedire la diffusione degli animali. Come? In sostanza, con il livello del mare che si alza anche di poco, dei bracci di terra, dei ponti naturali, delle piattaforme sprofondano e quindi gli animali non possono passare o, se sono già passati, non possono tornare indietro. Viceversa, se il livello del mare anche di poco si abbassa, ecco emergere tutta una serie di passaggi naturali, ponti, piattaforme, eccetera, che invece favorivano di molto lo spostamento di questi animali. E comunque il mare che divideva queste piattaforme non era mai troppo profondo e vasto, quindi episodi di questo tipo erano in realtà abbastanza frequenti. Al tempo di Tito noi sappiamo che c'erano titanosauri anche in Tunisia e sebbene in Italia non avessimo trovato ancora, fino a prima di Tito, dei resti scheletrici di questi animali, tutto sommato noi lo sapevamo che questi dinosauri c'erano stati, perché nel nostro paese ci sono diversi siti di quel periodo che ne conservano le impronte fossilizzate. È possibile che la placca che conteneva l'attuale Puglia fosse un frammento staccato dell'Africa che era migrato su verso la placca che poi ha formato l'odierno Friuli, diventando parte dell'Italia. E stando alla distribuzione della fauna in questo periodo, sembra che attraverso le piattaforme più a nord, i dinosauri potevano migrare dall'Africa, passando poi per l'Italia, fino all'Europa, e poi lì andando all'Europa dell'Est e poi all'Asia. Tito, comunque, ridendo e scherzando, è una delle testimonianze più antiche della presenza di titanosauri in Europa. Al suo tempo, la migrazione di questi animali verso l'Asia, passando per l'Europa, non doveva essere iniziata da molto tempo. Oltre a lui, tra l'altro, le uniche testimonianze scheletriche note vengono dalla Francia e dall'isola di Wight, in Inghilterra. Al suo tempo, la migrazione di questi animali verso l'Asia, passando per l'Europa, non doveva essere iniziata da molto tempo. Nell'ultima parte del Cretacico, invece, il record fossile europeo di questi dinosauri diventa assai più abbondante, segno del fatto che poi dal tempo di Tito in poi questi dinosauri avevano cominciato veramente a spostarsi un po' per tutta l'Europa. Fate conto che i titanosauri si sono originati in America del Sud, dove sono comparsi all'incirca 135 milioni di anni fa. 130 milioni di anni fa alcuni sono arrivati in Africa e da lì sono andati in Europa e poi in Asia. Il fatto che il sauropode italiano, siccome mostra delle affinità con i sauropodi africani,
completi questo puzzle, questo passaggio, ci dà man forte all'ipotesi che sia proprio andata così la migrazione di questi animali. In qualche modo Tito fa parte di un naturale fenomeno migratorio che ha interessato i dinosauri del Cretacico. E quindi è interessante vedere che sia proprio il testimone della diffusione di questo tipo di animali nel nostro paese. Nonostante la scarsità di reperti, l'identikit di questo dinosauro è piuttosto dettagliato, segno che comunque anche da resti apparentemente frammentari e scarni si possono veramente scoprire delle cose inattese. E queste vertebre, come vi dicevo, sono inconfondibili, perciò se comunque più avanti ne troveremo altre, sicuramente ce ne accorgiamo. E se non saranno proprio quelle di Tito, magari saranno di un suo simile, perché di sicuro, qualunque sia stata la storia di Tito, che noi non possiamo sapere, di certo non era il solo rappresentante della sua specie nel bel paese. Comunque la si vorrà chiamare eventualmente a livello scientifico. Volete sapere qualcosina in più? Volete sapere qualcosa in più su altri mirabolanti, incredibili dinosauri dalle caratteristiche assurde, pazzesche, che hanno dei nomi, sono dei personaggi clamorosi ormai a livello di concezione? Ragazzi e ragazze, libro Dinosauri eccellenti, da Ciro a Sofì, storia di celebrità estinte. Edito da Gribaudo, il pre-order parte oggi ed esce il 13 febbraio. Mi raccomando, seguitemi anche su tutti gli altri miei social, così quando faccio presentazioni, firmacopie, conferenze, varie, eccetera, non ve le perdete. Se chi volete sostenere appunto il mio lavoro, avete a cuore la mia attività, oltre ovviamente a prendere questo, c'è ovviamente tutti i link in descrizione, Patreon, la wishlist di Amazon per il materiale appunto sono utili, e quindi niente, grazie davvero, mi auguro mi darete appunto una mano con questo. In ogni caso, comunque vada, io vi auguro una buona giornata e grazie per aver visto questo video. Ditemi nei commenti se conoscevate Ciro, se Ciro, buona Ciro è un altro, Tito, e se vi è piaciuto e tutto quanto. Ci vediamo presto e statemi bene, ciao.